Cari amici dell'Hotel Cristallo, come sapete bene, Rimini è famosa per le sue tante piadinerie sparse in tutta la città. Oggi vogliamo fare una classifica delle 5 migliori piadinerie di Rimini secondo noi. Al quinto posto troviamo una piccola bottega della zona mare, Ciana e Monda. È una piadineria molto buona, ha per esempio uno dei cassoni rossi più buoni di Rimini secondo noi. È al quinto posto solo perché è un luogo molto piccolo e dispone di pochissimi posti per mangiare. Al quarto posto troviamo invece la Piadineria del Sole, che è anche la piadineria più vicina al nostro hotel. Questa piadineria si distingue perché usa prodotti di primissima qualità e offre piadine di diverse tipologie di farina. Il posto è molto carino e ben tenuto, lo abbiamo messo al quarto posto solo perché è lontano dai monumenti della città e dispone di pochissimi posti per mangiare. Qui già saliamo sul podio e troviamo al terzo posto il mitico Bar Hilde. Il Bar Hilde è una piadineria sul colle di Covignano, la collina che svetta proprio dietro Rimini. Questa piadineria è un pezzo di storia per Rimini. Offre ottime piadine, un grande pergolato per mangiare le piadine all'ombra e a due passi abbiamo la chiesa di San Fortunato o delle Grazie da poter andare a visitare. Al secondo posto abbiamo la Lella, una vera leggenda riminese. Pensate che la piada crudo squacquerone rucola è una sua invenzione. La Lella ha diversi punti sparsi per tutta la città. Ognuno è davvero super curato e bellissimo, con diverse sedute. E, cosa migliore, la qualità delle sue piade è ottima in tutti i punti vendita. Assolutamente da provare prima di ripartire da Rimini. È stato difficile trovare l'ultimo podio. Abbiamo messo Nude Crude. Lo abbiamo scelto perché, secondo noi, riesce ad incarnare quel giusto mix di qualità, innovazione, bel posto e soprattutto possibilità di visitare le bellezze di Rimini. Nude Crude è un ristorante davvero bello da vedere, con tante sedute per poter gustare la piadina anche in esterno. Guarda la tradizione ma anche all'innovazione, con piadine di pesce molto gustose. E cosa assolutamente che lo porta sul podio è attaccato ad uno dei posti più belli di Rimini, il parco del Ponte di Tiberio, un parco dove potrete andare a fare un picnic, un luogo davvero suggestivo dove potrete toccare con mano la storia. Pensate che sopra quel ponte sono passati papi e imperatori, uno per tutti Giulio Cesare, che marciava su Roma. Grazie a tutti di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto nella scelta della vostra piadineria. Grazie!